Ricordati di cliccare su Mi piace, iscriviti e attiva la campanella. L'attrice Isabella Ferrari parla per la prima volta della malattia che l'ha tenuta ferma per ben 2 anni. Decide così di aprire il suo cuore e spiega: «Una mattina mi sono svegliata e non sentivo più le gambe. È iniziato un percorso di paura, dolore, impegno per cercare una diagnosi e anche di speranza che non si trattasse di un male mortale». Isabella è stata colpita da una malattia rarissima, peraltro non diagnosticata dalle varie cliniche ed ospedali che ha frequentato in Italia e dall'estero. L'attrice ha spiegato: «Oggi si guarisce. Però non si capiva che cosa avessi. Si tratta di una malattia rara, di cui non dirò il nome, per evitare che le persone vadano su internet a cercarla. Io l'ho fatto, ed è servito solo a darmi più angoscia». Poi aggiunge: «Ero traballante sulle gambe. All'inizio ho cercato i grandi nomi, senza trovare una cura. Poi la terapia era nell'ospedale sotto casa. Adesso Isabella sta bene, grazie alle cure», e rivela: «Ora vivo i piccoli momenti. Sento non di aver perso qualcosa, ma guadagnato in curiosità. Le mie giornate sono come prima. Lavoro tanto, ma, nonostante i farmaci e il dolore, le vivo con agilità. Ogni giorno vado al parco. Mi piace camminare, ma devi non aver più avuto l'uso delle gambe per capirlo». Così, con tanta forza e determinazione, Isabella Ferrari ha ripreso in mano la sua vita. Ricordatevi di lasciare un pollice in su, per noi è importante, grazie! Per restare aggiornato, iscriviti al canale e attiva la campanella.